Allora, ti dico quello che andrai a trovare nei video tutorial degli esercizi. Allora, nel primo ti faccio tutta una panoramica delle dinamiche, quindi dal più che pienissimo al più che fortissimo, dai 3P ai 3F. Passeremo per i 2P pienissimo, P piano, MP mezzo piano, MF mezzo forte, forte, F forte, 2F fortissimo, per arrivare a 3F. Suoneremo sempre la stessa nota, e con tutte le dita. Quindi faremo più che pienissimo con tutte e 5 le dita, poi pienissimo con tutte e 5 le dita e via dicendo. Ora tu questo esercizio lo potrai estendere su tutta la tastiera, quindi questo poi starà a te di sviluppare questo tipo di esercizio. Quindi partiamo dal più che pienissimo. Il più che pienissimo, io lo penso in questo modo, guarda, cerco di percuotere il tasto in modo tale di non farlo arrivare fino a fine corsa, cioè nel senso lo colpisco, lo colpisco in questo modo e quindi ho un suono pienissimo, più che pienissimo per me, però ancora margine, Quindi eccolo, adesso non so se lo vedi. Quindi lo colpisco come per dire per metà. Adesso, quindi il più che pienissimo, io lo faccio in questo modo. E se mi fermo, noti che ancora c'ho margine per arrivare in fondo, eccolo qua, però non l'ho fatto perché così riesco a controllare il suono, cioè nel senso che riesco ad avere un più che pienissimo. Ora però ti voglio dire che le dinamiche sono molto soggettive, cioè nel senso il tuo forte sarà diverso dal mio, quindi anche il più che pienissimo non è che tu devi pensarlo così, Cioè, c'è tutta una gamma di dinamica, poi tu se vuoi puoi partire anche un po' più su, anche un po', più piano ancora rispetto a questo che ho fatto. Uno potrebbe anche utilizzare il pedale, però il pedale adesso non lo consideriamo affatto, quindi suoniamo senza l'utilizzo del pedale per i piano pianissimi, eccetera. Quindi ti voglio dire che io parto da questo più che pianissimo. E questo più che pienissimo lo puoi fare, io te lo faccio fare solamente sul Do nel video, tu lo puoi fare su tutta la tastiera, Quindi se decidi con un dito il 2 e lo fai sui tasti neri, e se tu ci fai caso ancora c'ho margine, adesso mi sono alzato un pochetto, ecco, c'ho ancora margine, quindi cerco di suonarlo in modo tale di non arrivare fino a fine corsa, E quindi, grosso modo, ottengo un più che pienissimo. E questo, ti ripeto, lo puoi fare su tutta la tastiera e con tutte le dita, affinché uno abbia bene il controllo del fisico per ottenere un determinato tipo di suono. Il pienissimo, io lo penso in questo modo, lo stesso, lo penso, percuoto il tasto, arrivando fino alla fine del tasto, fino a fine corsa, quindi senza nessuna interferenza di velocità, di niente, cioè morbidissimo. Quindi arrivo fino a fine corsa. Quindi arrivo fino a fine corsa senza nessuna energia, senza nessuna velocità eccessiva, cioè quindi proprio per abbassare questo, fino alla fine. E basta. Se noti, basta che ci metto un attimo di energia in più ed esce un suono più forte. Quindi cercando di essere morbidi, più morbidi possibili, uno abbassa il tasto. E così otterrà un pianissimo. Ti ripeto, poi con l'aiuto del pedale del piano ottieni ancora un suono di intensità minore.
Quindi il pianissimo lo pensiamo in questo modo. Abbassiamo il tasto senza nessuna energia, proprio abbassare il tasto e basta. Ti ripeto, questo lo puoi fare su tutta la tastiera, eccetera. Ora, andando avanti, ci sarà il discorso della velocità con cui tu percuoti il tasto. Quindi più vado veloce con il dito, oppure con il polso, oppure col gomito, e più ottengo un suono maggiore. Quindi se faccio questo, ottengo un determinato suono. Se invece vado più veloce, ottengo un suono maggiore.